opposto alla tifoseria organizzata e agli ambienti sportivi della città. C'è una disponibilità a dare vita anche a un centro sportivo di formazione permanente delle giovani leve. Questo impegno è stato riconfermato pienamente e credo che facendo tesoro anche di un'esperienza, io non ho avuto il piacere di visitare Formello, ma mi dicono che abbiamo lì il centro sportivo un po' più avanzato d'Italia, credo che possiamo guardare con fiducia anche a questo impegno che viene assunto dalla nuova società. Le regole sapete quali sono. La società decide tutto senza interferenze. Io sono assolutamente d'accordo. Quando c'è un investitore che viene in un territorio e si pone obiettivi sportivi, deve avere la piena autonomia, la piena responsabilità. Per quello che mi riguarda, io faccio affidamento sul senso di onore sportivo dei nostri interlocutori. Per me questo è l'elemento di maggiore fiducia che possiamo avere. Parliamo di personalità che nel campo dell'impresa o nel campo dello sport hanno un'immagine nazionale. Credo che sia loro interesse tutelare questa immagine, valorizzarla e non, come dire, sporcarla con avventure sportive di scarso respiro. Non credo che siano, diciamo, esponenti dell'impresa e dello sport tali da non avere, come noi, un interesse fortissimo ad un'operazione di grande successo sportivo. Sapete che c'è una vicenda che riguarda i simboli, la maglia, il cavalluccio. Anche qui siamo tutti quanti affezionati e faremo di tutto. Porremo anche all'autorità sportiva, alla curatela, la richiesta, come mi sono impegnato a fare con i tifosi, per avere la possibilità di uso del simbolo e del marchio. Questo non dipende da noi, dipende dalle regole, dalle leggi, che per quello che ci è dato di capire ad oggi non consentono l'uso di vecchi marchi. So bene che il marchio è stato rilevato da una società privata che non è quella che è fallita, ma c'è un vincolo che riguarda tutti i simboli in relazione a curatela fallimentare e quant'altro. Quindi da questo punto di vista, fatte le richieste, non abbiamo margini per decidere, decide l'autorità sportiva sulla base delle leggi esistenti. Detto questo, per quello che mi riguarda, io ritengo che la cosa di gran lunga più importante sia il progetto sportivo, non i simboli. Detto con estrema chiarezza, a me interessa il progetto sportivo e su questo credo dobbiamo concentrare la nostra attenzione. Lo voglio dire perché vorrei che tutto l'ambiente facesse un salto di qualità. Avere come interlocutori Lotito, Mezza Roma, ambienti di livello nazionale obbliga tutti quanti noi a un salto di qualità, a uscire da una dimensione di provincialismo, di municipalismo, di cafoneria che qualche volta ho visto emergere anche in relazione alla vicenda della Salernitana. E soprattutto da parte di qualcuno che magari non ha detto una parola quando stavamo andando al fallimento e poi sembra voglia impiccarsi al cavalluccio. Lasciamo perdere. Siamo in un'epoca di globalizzazione, qui abbiamo capitali russi che acquistano squadre inglesi, abbiamo investitori degli Emirati Arabi Uniti che investono in Francia, cerchiamo di capire com'è il mondo di oggi e quindi cerchiamo di capire che dobbiamo dare centralità al progetto sportivo. Poi ovviamente faremo di tutto per recuperare anche i marchi, i simboli, ma ripeto, sono cose che in larghissima misura non dipendono da noi ma dalle autorità sportive. Un'ultima osservazione e finisco per tutto. Noi abbiamo deciso con il dottor Lotito e il dottor Mezzaroma ovviamente una denominazione a società, credo sia Salerno Calcio. Nome di Salerno c'è, nome più efficace, più moderno, più di maggiore impatto. Salerno Calcio è Salerno, è la storia in questo nome, oltre che nella immagine di oggi della città di Salerno, perché non avremmo avuto questi interlocutori se non avessimo avuto la possibilità di offrire loro l'immagine e la realtà di una città dinamica, europea, ordinata, pulita, civile,
che consente di vivere anche un'avventura sportiva in maniera serena e consente anche di pensare a operazioni anche di consolidamento di una presenza in questo territorio. Avessimo avuto una città di quarta serie, nessuno avrebbe pensato neanche a fare un progetto sportivo. Oggi, grazie a Dio, abbiamo una città che si presenta, credo, con grande rispetto sul palcoscenico nazionale. Abbiamo davanti a noi la scelta, soprattutto la società, di tre maglie. Il nostro orientamento, adesso credo, insomma, stiamo dando prime informazioni, poi se ci sono dettagli da precisare lo faremo nei prossimi giorni, lo farà la società soprattutto. Avremo, credo, tre maglie, una che richiama i colori dei simboli civici di Salerno, che sono peraltro i colori del Barcellona, anche simbolicamente è una cosa estremamente forte sul piano dell'immagine sportiva. Quindi la prima maglia avrà i simboli amaranto, blu e giallo del Comune di Salerno con il logo del San Matteo sulla maglia, tanto per essere chiari e per capire chi siamo e da dove veniamo. Poi avremo altre due maglie che avranno un richiamo misurato di colori granata. Vogliamo dei richiami, ovviamente vi rendete conto per quello che sarà consentito, ripeto, dalle norme che obbligano a non avere l'uso improprio di simboli e marchi, ma nella misura maggiore possibile avremo anche le maglie per le trasferte fuori casa, per i derby, eccetera, che hanno un richiamo esplicito di colore granata nei pantaloncini e nella maglia. Però, insomma, ho voluto darvi qualche anticipazione, ma vi saranno più precisi gli amici della società, giusto per rasserenarvi e farvi vivere anche con entusiasmo questa nuova avventura. Io voglio ringraziare la tifoseria salernitana. Noi abbiamo avuto in questo anno terribile, infame, due componenti che a mio parere hanno meritato il rispetto di tutta la città. La prima componente è la squadra. Il fatto che abbiamo perduto il campionato non mi fa dimenticare il fatto che questi ragazzi hanno combattuto e hanno dato l'anima fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Siamo arrivati a un gol dalla promozione e quindi voglio ribadire il ringraziamento a questa squadra che ha dato prova di onore, di senso sportivo e di rispetto per la nostra città. E poi un ringraziamento alla tifoseria organizzata, che ha dato una prova straordinaria di maturità e di civiltà anche di fronte a vicende. Non ho dimenticato la sceneggiata di un americano a Salerno che era arrivato e come è arrivato è partito, non so da dove proveniente, diciamo, cose da vergognarsi nei secoli dei secoli. Bene, nonostante queste cialtronate a cui abbiamo assistito e che hanno offeso l'immagine della nostra città, abbiamo avuto una tifoseria che ha avuto senso di maturità, equilibrio e che ha accompagnato con grande passione la squadra fino all'ultimo minuto. È doveroso per me ringraziare i club e ringraziare i ragazzi dei quartieri per la prova di attaccamento che hanno dato alla nostra squadra. Per il resto io mi fermo qui e mi fermo per tutto quello che riguarda la vicenda di questi mesi. Il mio compito è finito qui e deve finire qui. Da questo momento l'istituzione esce di scena e rimangono sulla scena i titolari della società, la squadra e la tifoseria. Il comune è fuori da questo momento. Noi avevamo il dovere di governare nella maniera più utile per la nostra città questo passaggio maledettamente complicato. Ci hanno consegnato nelle mani un disastro, lo abbiamo preso senza lamentazioni, abbiamo cercato di fare la cosa migliore per il futuro dello sport salernitano. Crediamo sinceramente di aver fatto come sempre il nostro dovere per Salerno e per il calcio salernitano. A questo punto io mi fermo e non avrò più niente da dire. Rientro nel mio ruolo proprio, che rispetto al calcio è semplicemente quello di fare il tifoso della nostra squadra. Nulla di più.
Auguri a tutti quanti noi e grazie ancora al dottor Mezzarome e al dottor Rodrigo. Saluto e ringraziamento al sindaco che nella manifestazione di interesse ha scelto la nostra proposta. Un ringraziamento anche alla tifoseria che ci ha accolto con affetto e con la prospettiva e le aspettative sicuramente di poter riportare la Salerno Calcio, così sarà il nuovo nome, non per nostra colpa ma perché il Tribunale di Napoli ha condannato per imitazione servile, è un gergo giuridico, l'utilizzo sia del logo che dei colori della, chiaramente della squadra. Noi vogliamo far sì che Salerno riapprodi nel calcio importante, nel calcio che conta, attraverso inizialmente una sinergia con la Lazio, che io rappresento, ma che poi con il tempo possa rappresentare autonomamente, lo dico oggi, senza tema di essere smentito, un ruolo principale per quello che rappresenta come bacino utenza, per quello che rappresenta la città di Salerno, proprio per la conduzione della città di Salerno di un sindaco che è un sindaco come il sottoscritto del fare e non del proclamare. Noi oggi non facciamo proclami, ci siamo assunti l'onere di rilanciare questa squadra attraverso un progetto che prevede la valorizzazione dei giovani, prevede sicuramente risorse economiche, ma prevede un comportamento completamente diverso. Non si vince solo con le risorse economiche, l'ho dimostrato in altri ambienti, soprattutto oggi col fair play finanziario c'è l'obbligo di avere la capacità di organizzare un sistema che funziona, che dia soddisfazione ai tifosi, ma nel quale i tifosi svolgono un ruolo fondamentale ma non che possa interferire con le scelte della società. Noi abbiamo l'interesse che i tifosi partecipino alla vita quotidiana 24 ore su 24 della vita della società. Non a caso puntiamo sul creare dei mezzi di comunicazione, mi riferisco a una rivista e a una televisione locale, proprio per far partecipare i tifosi alla vita della società, della squadra. È chiaro che i tifosi sono un elemento importante perché rappresentano la forza esterna, rappresentano io quello che dico, il dodicesimo uomo in campo. Quindi noi puntiamo molto sulla tifoseria, però che deve avere un ruolo, come diceva il sindaco, che ha dimostrato peraltro di grande equilibrio, di responsabilità, di rispetto delle regole. Noi ci proponiamo nel settore giovanile e soprattutto anche nella prima squadra di curare non soltanto l'aspetto fisico, quindi allenare il fisico, ma anche e soprattutto di educare la mente e nutrire lo spirito. Cioè noi vogliamo che l'individuo atleta venga visto nella sua globalità, perché deve essere di esempio per i giovani, per riscoprire la cultura della legalità, il rispetto delle regole, l'aspetto meritocratico. Cioè noi siamo abituati a vincere per merito, ci tengo a chiarirlo, e non soltanto attraverso l'immissione di soldi, perché quei soldi non si lasciamo, più spendi più vinci, non sempre porta a risultati. Io sono convinto che Salerno potrà in breve tempo avere un ruolo importante nel calcio, se attraverso l'apporto dei tifosi e attraverso l'apporto di ognuno di noi, soprattutto alla società, riusciremo a creare un progetto di rilancio effettivo volto a recuperare il patrimonio storico di questa città in termini sportivi, ma soprattutto volto anche ad entrare in una mentalità completamente diversa, una mentalità proiettata nel futuro, dove una società deve avere delle fondamenta solide per evitare i tracolli che ha avuto ultimamente e per vedere un futuro con logiche completamente diverse, di solidità economica ma soprattutto di organizzazione, di strutture che consentano